Ciao a tutti e bentornati su Hogwarts Legacy con il nostro piccolo serpeverde che, cioè, non è in realtà tanto piccolo, è al quinto anno, che cerca un po' di ambientarsi. Abbiamo fatto le prime due lezioni nello scorso episodio ed è stato interessante, anche se devo ammettere che levioso è insopportabile come termine. Comunque, vediamo cosa vuole questo professore. No, permetti una parola, per forza, se no non vado avanti. Voleva parlarmi, professore? Ci dica. Sì. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Un sacco. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto. Complimenti. Aspettati l'inaspettato. Una studentessa dotata come la signorina Onai. Grazie, professore. È stata una bella partita. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. Possiamo fare qualcosa? La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. No, fantastico, ma sono segnati degli incantesimi, no? Per assegnarti un compito speciale, lo sto ancora preparando. Avete visto? Scusi, prof, per favore. Nox e Lumos, che sono luce, spegni la luce. Rictus sempre. Fantastico, che è quell'attacco che fa Harry nel secondo film, Alomora, ve lo devo stare a dire? La porta, rilascio, glislo, la carnum inflammare, bellissimo, petrificus totalus, colloportus, rilascio, taranta allegra, quello che fa ballare come dei matti, diminuendo, ridiculus expelliarmus, aberto, levioso, bombarda, protego, quiet, è fantastico, ragazzi, è fantastico. Fantastico. L'ambientazione mi sta davvero piacendo tantissimo. C'è un sacco di roba da guardare praticamente ovunque. Posso parlare con qualcuno? Il professor Ronan mi ricorda mio nonno. Un pozzo di saggezza. Un po' pazzerello. Ma un po' pazzerello, guarda che è qua, eh. Ok, un po' di strumenti strani. Qua abbiamo cosine varie. Faccio un'altra studentessa. Mio fratello imparò l'incantesimo di appello. Fu tutto un accio qui e accio lì. C'erano forchette che volavano ovunque. Quindi potete utilizzare gli incantesimi a casa? Non c'è ancora ragionevole divieto alla restrizione delle arti magiche per i minorenni o qualcosa del genere. Scusate, un decreto lunghissimo. Non sono Hermione, quindi non me lo posso Ciao. Ricordare. Sei il nuovo studente, vero? Yes. Ciao, Samantha. Ciao, volevi parlarmi per caso? Samantha Dale. Non vedevo l'ora di conoscerti. In giro non si fa altro che parlare di te. Quando uno è bravo. Spero che il tuo primo giorno stia andando bene. Te la cavi con incantesimi. No, dai, non facciamo gli sboroni. Gentile dirlo. Ho avuto la fortuna dei principianti. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità. Ma lui tende a fidarsi troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. Io non posso contare sulla fortuna dei principianti col professor Ronan. Ti servono ripetizioni? Occhiolino, occhiolino, da uno che è arrivato ieri, letteralmente. Però, vabbè. Allora, cosa abbiamo qua? Vedo ancora questa cosa del baule, che però immagino sia il piano di sotto. Ah, qua abbiamo esplorato prima. Gatto! Gatto! Bellissima, tra l'altro, questo lampadario con questa nebbiolina incantata. Un altro gatto ancora? Ma è pieno di gatti sto posto, fantastico. No, dai, fammi usare il binocolo, che tra l'altro... Perché dovrei utilizzarlo qua sulla vetrata colorata? Vabbè, non importa. Gatto, vorrei tanto, ma non possiamo passare tutti gli episodi così. Se no, tra l'altro, qua, fammi rivedere un attimo. 0, 3, 5. 12, 12 più 7, non so cosa dirvi, sinceramente. Qua di sicuro è un indovinello, però non sono particolarmente... furbo in queste cose. Ci sono un po' di simboli. Ci fa vedere che là c'è il cavallo. Cavallo 4. Boh, magari proverò a guardare off screen se riesco a capirlo. Più che altro almeno non vi faccio perdere 800 secoli mentre cerco di capire cosa vuol dire. Ora sto andando un po' a caso. È anche vero che potrei fare una cosa. Al momento non stiamo seguendo niente. Ah, la statua che mi voleva salutare. No, non volevo questo, volevo la mappa, se non ti dispiace. Mappa per andare alla di astronomia, dopo scuola con la Weasley. Ma sì, andiamo subito lì. Dove devo andare, capo? Cos'è questa roba? Revelio. E dimmi tutto. Non mi fa interagire, però. Non mi ha neanche dato niente. Vabbè.
Ok, però qua in realtà sto continuando a salire. Stiamo andando a esplorare, ma... Stavo giusto dicendo, ma è finito tutto qua? No, non è vero. Fantastico, fantastico. Siamo nella torre di astronomia, quindi. Bellino, bellino. Ah, oddio! Questo qua è il mago che ne parlano in... Barnaby il pazzo, potrebbe? Ne parlano nei libri, che ha tentato di... di insegnare ai troll la danza classica. Devo dire che è molto simpatica questa immagine. Abbiamo un quadro che, scusate, una statua che non è un busto, che non reagisce. E però dobbiamo andare giù. Io, ok, che voglio andare all'esplorazione. Però. Torre di astronomia. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Sì. Bellissima sta stanza. Wow. Beh, immagino che qua siamo in cima alla torre dove fanno le lezioni di astronomia. Peccato che nei film non l'abbiano fatto vedere. Anche se mi sembra di ricordare che in realtà Harry ci faccia un esame. Sì, il quinto anno, Umbridge, nella scena in cui la Umbridge dà ordine agli Auror di prendere Hagrid. E succede un macello durante l'esame di astronomia di Harry, che nel frattempo... Aha! Nel frattempo soldi. Guanti da duello raffinati, bello. Quindi non soldi ma lutta, equipaggiamento. E Hagrid riesce comunque a scappare. Cosa abbiamo qua? Molto figo. Devo ricordarmi che questo qua è un punto interessante in cui sarebbe andare bello, in cui sarebbe bello venire di notte. Ecco. Fantastico. Dai ragazzi, ma che spettacolo. T'ho visto, matto. Dove sei? L'ho perso. C'era, non c'è più. Altre cose. Ok. Direi che a questo punto possiamo rilanciarci giù. Abbiamo quindi esplorato che cosa? Scusate, sto ancora imparando un po' a gestire la telecamera. Siamo nell'ala di astronomia. Molto bello. Mi è piaciuto un sacco visitarla. Però ora abbiamo da fare. Non scappare! Stai qui! Adesso stiamo praticamente andando a ritroso. Poi a voler fare una bella esplorazione approfondita... quante cose che ci sono da scoprire. Allora, e perché mi hai tagliato la strada? Maledetta. Scusate, sono di fretta. Se non ci spacchiamo il collo sarò molto contento. E non vedo l'ora di girare il castello di notte, naturalmente. Wow. Fantastico. Non lo vedo più. Vabbè, non importa. Run. Revelio. Ma tu non vuoi proprio dirmi niente? Perché c'è qualcosa evidentemente che possiamo fare. Però è come se ci mancasse un incantesimo. Ed è probabile che sia così effettivamente. Altamente probabile. Hai mai visto un... la tentazione dell'esplorazione? No, quella era forse l'aula. Ok, quindi possiamo runnare. Possiamo correre come se non ci fosse un domani. Ok, qua è da dove siamo arrivati. Adesso passeremo quindi ancora nel cortile. Bello. Non ci dice che animali sono? C'è questo ting che mi piace molto come suono, però mi illude che ci sia qualcosa da leggere. Quando magari no. Ok, ogni tanto ha bisogno di qualche secondino per caricare. Gatto, ancora un gatto. Ecco, ma non abbiamo un animale domestico, maledizione. Dopo scuola con la Weasley, vediamo un po'. Un elfo domestico. Stanza, Tick. Pensavo, ma che carino. Cosa, Tick? Forse puoi aiutare... Oh, Tick chiede scusa. No, Tick, non te ne andare, non ti preoccupare. Eccoti qui. Guarda che sorriso. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Benissimo. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronan. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono... Stava caricando una texture dietro. Che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Non so... No.
Se scegli di dire una bugia, devi essere coerente con la bugia, se no sei un pagliaccio. Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Certo. Ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Ottimo. Me l'ha accennato il professore. Il professor Ronan ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronan si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. La foresta proibita, ragazzi, non vedo l'ora. A proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo, ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. Andiamo, a andiamo. Hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. Puoi dirmi altro sul negozio di pozioni? Cos'è una magiformula? Professoressa, non ho mai sentito la parola magiformula. Cos'è? Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Approfondirò. Carino. Bello messo come meccanica. Lavorare sulla trasfigurazione. Ora, non sono un grande fan del D&D giocato in modo classico. Preferisco sempre improvvisare. Chi non conosce D&D, magari se avete visto, che so, Stranger Things, Dungeons and Dragons, il gioco di ruolo in cui tramite i dadi, la creazione di personaggi, vivi delle avventure. E anche lì i maghi, per fare gli incantesimi, devono avere con loro degli ingredienti. Mi ha fatto venire in mente questo. Cos'altro può dirmi sul negozio di pozioni, professoressa? Pozioni di J. Pippin ha un vasto assortimento di ingredienti per pozioni. Di solito non vende ricette. Immagino siano tutti un po'. Sharp, tuttavia, gli ha chiesto di tenerne desiderosi di tenere questa. Queste conoscenze per sé. Tra parentesi, aggiungo una cosa che mi sono dimenticato di dire. Quando abbiamo visto uno dei due maghi nel ricordo, uno dei due era un antenato, forse l'ho detto nello scorso episodio, mi sfugge, di un attuale mangiamorte. Adesso mi sfugge il nome, se lo dovessimo rincontrare vi saprò dire chi. E il nome che non mi veniva la volta scorsa, Vitius, il professor Vitius, professore di incantesmi. C'è un negozio di Ollivander a Hogsmeade? Sì, il suo negozio a Diagon Alley è più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Il signor Ollivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Sarà il padre o il nonno. Sono Vabbè, corriamo. Sono contento di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Lo possiamo scegliere? Magari Sebastian Sallow. Oh, Nazaio Nai, la scelta. Passare del tempo con loro. Noi ragazzi vogliamo sapere quello che Sebastian sa. C'è una sorta di rivalità amichevole che è scoccata subito tra noi e lui. Quindi Sebastian. Vorrei andare con Sebastian. Ne sono lieta. Sallow è un giovane mago competente e conosce bene la zona. Potevamo anche andare con entrambi, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Rookwood? Figuro del posto. Non era Rookwood? Evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con Theophilus. L'incarico del professor Ronan, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere. Oh, sono tutti, siamo molto raccomandati. Hai tre manici di scopa. Schiocchiamo le dita, sono tutti ai nostri ordini praticamente. E ancora non conosciamo neanche una maledizione senza perdono. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Parla con il professor Ronan per ricevere il tuo primo incarico. Sono delle missioni speciali che ti vengono assegnate dai professori di Hogwarts che se completate ti ricompensano con dei nuovi incantesimi. Il premio di completamento per il tuo primo incarico è l'incantesimo riparatore, reparo che è necessario per svolgere altre missioni. Esatto, tipo quella statua che abbiamo visto nello scorso episodio qua dietro. Io voglio questo baule. Revelio. No, sarà sotto. Professore, mi dica. Eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda.
Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Mi sembra giusto. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Qual è lo scopo degli incarichi? Completare gli incarichi prima di imparare il reparo? Nessuna lezione è utile tanto quanto l'esperienza in prima persona. Questi compiti te la forniranno. La verità, hanno bisogno di un galoppino. È impareggiabile nell'apprendere a gestire la magia. E quindi perché non venderci la loro conoscenza? Completerò subito gli incarichi, professore. Ok, prendi la pagina volante vicino alla strada danneggiata. Prendi la pagina volante nella torre di difesa contro le arti oscure. Ok. È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Ah, t'ho beccato. Ah, devo utilizzare accio per prendere sta pagina. Dove sei finita? Pagina. Fatto. Perfetto. Scusate, ma aspettavo succedesse qualcosa. Oh. Non so bene cosa ho fatto, però mi è piaciuto. Cioè, avevo un foglio e io gliel'ho preso. E poi così che abbiamo l'humus. Sì, 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 l'humus, ok. Corri ragazzo, corri. Volevo dire qualcosa tra l'altro prima. C'è una pagina volante da queste parti. Ah sì, che io utilizzerei tantissimo il reparo per quando sono incazzato, distruggerei tutto e poi lo riparerei. Quello sarebbe di grande utilità. Un po' come la scena di Silente che si diverte a sistemare l'appartamento dove è stato l'Ulmacorn nel sesto film. Ciao ragazzino. Ragazzina, scusa, scusa. Colpa mia, colpa mia. Eccola là. Fantastico. Bello, bello che ti dice che sono nella zona e tu li devi beccare. Mi è piaciuto un sacco. Va tutto bene? Non sai chi sono. Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la Nook, scuola non mi dice niente. Motivo. Perché ti odiano tutti? E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobbie, intendo. Speravo di giocare. Infatti mi stavo già chiedendo cosa hai portato. Presente le gobbie. Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Ok. Gobbie, interessante. Gobbie? Sembra un gioco divertente. È proprio quello che ho detto agli altri. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobbie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Ever e Teastoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobbie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Oh, povera piccina. Io avrei fatto lo stesso. Si può essere davvero crudeli, però siamo dei serpeverde, ma siamo dei serpeverde col cuore d'oro. Gliele riprendiamo. Mi chiedo una cosa, nella saga di Harry Potter parlano di gobbie, perlomeno nei libri, e sembra che siano comuni. Quindi mi chiedo, non è che non sono ancora state introdotte, non si sono affermate ancora come gioco magico, lei è quella che le introdurrà magari insieme alla sua famiglia, e quindi questa è la reazione iniziale, perché se è così è molto interessante. Comunque ci sembra esagerato. Una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle. Non conosco quella vocina. I pesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Non hai degli amici? Hai qualche suggerimento su come tirare giù le gobbie dai loro nascondigli? Se lo sapessi, le prenderei da sola. Chi ha nascosto le gobbie così in alto avrà usato la magia. Mi piace questa ragazzina, molto sveglia, non ti prometto nulla, però ok. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobbie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Giocheremo anche noi con te, non ti preoccupare.
perché no gobbie. Sembra una versione ridotta alla fine del gioco che abbiamo fatto con... come si chiamava Unai, la ragazza? La Grifondoro. Per il momento lei è la Grifondoro. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbie di Zenobia sono in punti elevati. Ok, quindi ce l'ho segnato lì. Mi aiuta in qualche modo? No, vabbè. Facciamo che vediamo di imparare a reparo. Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso. Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Certo. Ricordati di annunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta. Sì, signore. Bacchetta alla mano. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. E voilà. Quindi una bella rotazione per fare reparo. Nuovo incantesimo sbloccato, ok. L'incantesimo riparatore può essere usato per riparare parti di ambiente e oggetti rotti. Che meraviglia. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Ragazzi, si vede che sono un fanboy entusiasta. Sì, molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Prof, siamo svegli. Leggi una relazione andata in fanculo. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Riparo. Utilizzare un incantesimo riparatore riserva grandi soddisfazioni, vero? Assolutamente, prof, assolutamente. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbie di Zenobia sono in punti. Ah, bello, ok, quindi me l'ha salvato. Cioè, dipende proprio dalle zone. Il fatto è che non le vedo queste gobbie. Perlomeno non qui. Se fossi un infame che gli vuole nascondere le gobbie, dove le nasconderei? Eccone una. No. Ah, è un corvo. Scusa, corvo. Non volevo. O un falco. Più un falco che un corvo. Vabbè, Zenobia, carissima. Un altro gatto. Lasciamo stare per ora. E vediamo di prenderci un altro incantesimo. Ho sbagliato. Non volevo fare questo. Però, già che ci siamo, vediamo di metterci nuovi guanti. Ok, ci aumentano l'attacco. Belli. Belli questi guanti. Mi piacciono. Mi piacciono. Non posso aprire direttamente la mappa da qua. Posso farlo qua. Bacchette incrociate. Sì, il duello segreto. Andiamo subito a fare quello e poi andiamo a fare la missione principale. Nel frattempo io sto cercando di pensare un attimo a quale potrebbe essere la copertina di questo episodio. Anche banalmente il titolo di questo episodio qui. Mi serve un bello sfondo. Se poi nei commenti volete scrivere uno scorcio che avete visto che vi sembrava perfetto, fatelo, perché comunque le copertine le posso sempre cambiare. Mannaggia. Strada sbagliata. È bello perdersi, però. Ok, io sono qui e devo andare qui. Ho sbloccato qualcosa? Sì. Ok, ho messo la tappa. Vediamo di utilizzare... giusto... anche solo per provare a utilizzarlo. Come faccio? No! Non volevo neanche fare questo. Scusate, cari compagni serpeverde. Amici. Come faccio a interagire? No? Revelio. Sì, ok, l'ho rivelato, e mo'? Caspita. E non mi ricordo se me l'hanno detto come funzionava. Più che altro perché non compare nessun tasto. Ah, però quelle non le ho sbloccate. No, non le ho sbloccate, no. Scalinata. Torre della scalinata principale. Ok. Torre della scalinata principale. Qua c'è l'aula. Magari questa? Effettivamente potrei fare così.
Op. Che bello che è il castello, comunque è davvero fantastico. Wow. Che meraviglia. Ma scusate, ma ditemi se anche questo non potrebbe benissimo essere lo sfondo dell'episodio. Colto l'occasione, gli ho fatto due fotine e adesso andiamo. Un po' di Grifondoro. Chissà se... Pix! Dalla tazza felice me lo concesse Upraxia, al di direttrice. Una volta a settimana, questo era il patto. Mi tuffo nel bagno e resto lì quattro. Ti prego, Pix, mi fai fare tardi. Rancorous Carp cercò di fermarmi. Un vasetto usò per intrappolarmi. Miseramente fallì il suo stupido incanto e mi vendicai. Oh, non sapete quanto. Per placarmi la richiesta fu alquanto succosa. O di dispetti ne avrei fatti a iosa. Così lei accettò e mi accordò il diritto di tuffarmi nel bagno a capofitto. Whee! Whee! La farò pagare. Scusa, capo, i libri? No, niente? Va bene. Serratura di livello 1. Ah, questo è il bagno. Bellino. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante anche qui. Qualche cesso matto. No, direi di no. Aha! Un bel forzile però sì. Pozione rigeneratrice. Che facciamo? Ce ne priviamo. Belli sti specchi. Utili soprattutto, mi dicono. Cos'è questo? Come... No? Revelio. Pagina della guida pratica. Questa mappa raffigura l'Argyllshire, regione scozzese che ospita le isole Ibridi, terra natia del drago nero delle Ibridi. Mi pare giusto. Ancora quei due sposini, è fantastico, li adoro. Wow. Ok, wow adesso. Prima ho visto qualche pixel che non avrei voluto vedere, però vabbè, un minimo di bug fixing, quindi di sistemazione dei bug. Degli errori ci sta. Luca nella giù. Un secondo ragazzi che mi devo ricordare come... Ok, con questi si interagisce in questo modo. Pagina della guida pratica. Ah, Sebastian, tanto dovevo proprio incontrare te. Ancora, ancora. Oh, è un impiccione Google, eh. Non si fa gli affari suoi. Dove siamo qua, di grazia? Siamo nell'ala sud del castello. Ah, fantastico, fantastico. È dove passano nel terzo anno per andare da Hagrid, dove qua c'era il boia, mi sembra. Nella scena del terzo film. Ok, è la torre dell'orologio. Iconica per il terzo anno, per l'appunto. Ma questa è la nostra amica. Posso penso di sì. Dimmi tutto. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. No, è che vuole vendicarsi. Gli ho fatto abbassare le orecchie, mi fa piacere saperlo. No, no. Saperlo. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? A voglia. Certo, duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da solo. Va bene. Allora, ti va di batterti? Ci sono. Devi entrare nell'arena. Ah, subito! Diamo fuoco alle polveri!
No, fantastico. Ti faremo pentire di averci provato. Ah, questa qua è la scacchista. Ok, infrangi gli scudi gialli con incantesimi di controllo come l'incantesimo levitazione levioso. Aggancia il bersaglio e ti permette di seguire i nemici senza mirare. Giustamente me lo fa vedere per il joystick, però mi sembra di ricordare. Usa quello per cambiare bersaglio. Ok, aggancia il bersaglio con R. Continua. Confringo. Fare di meglio. Faccio. Aia. No, l'ho mancato. Ah. Che fatica, ragazzi. Scusate, ma non me lo bloccava il nemico. Bello però, mi è piaciuto un sacco, l'abbiamo rischiata. Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai il prossimo campione della scuola. Fantastico, puoi contarci. Lo farò. Serve tempo per organizzare questi duelli. Ma ripassa più tardi e vedrò cosa posso fare nel frattempo. Ok, mi piacciono molto le voci italiane. Prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Unico dettaglio, delle volte sembra... Spero di rivederti presto. Come se avessero preparato lo stesso dialogo in diverse occasioni, perché si sente un cambio nel tono della voce. Non so bene come definirlo, non sono un doppiatore, quindi non so dirlo meglio di così. Ok, ora... Non stiamo seguendo niente, va bene. Vogliamo seguire questa missione qua. Andare a Hogsmeade. Chissà, magari poi per questo... Oh, grazie, porta. Ah, niente di... Non volevo saltare. Ti dovrai affrontare dopo. Aspetta che cresca un po' e allora vedremo chi avrà la meglio. Oh, ragazzino, guarda che sei stato bravissimo. Cioè, sono stato io una sega. Anche. Però sei stato bravissimo. Corri che non c'è tempo. Ah, avete visto l'iconcina di caricamento? Vabbè, ci sta, ogni tanto succede. Voglio proprio andare a Hogsmeade, non vedo davvero l'ora. Stavo già sbagliando strada. Ma questo? Oh! Infaustus! Che stai facendo? Sembra che abbia un... No! Non ditemi che è un incantesimo che usa perché è effettivamente cieco e lo usa per capire dove andare. Vogliamo seguire Infaustus? No, devo andare a Hogsmeade. Voglio la mia bacchetta. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Sì, amico. Ho afferrato. Sala centrale, ok. Che meraviglia. Mi puoi dire qualcosa? Mi sembra giusto. Questa elaborata fontana presenta statue finemente scolpite che rappresentano gli abitanti del mondo magico, incluso un gruppo di sirene in pietra che circonda la base. E tu cosa stai guardando? Chi guardi, Lenora? Non credo che ci conosciamo. Oh, ciao, sono Lenora. Ah, una tasso rosso, ok. In questo momento ti sembro un po' distratta. Tutti mi credono folle. Samantha pensa sia uscita di testa. Ma è questo quadro? Non lo avevo mai notato prima. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. C'è qualcosa sotto che va scoperto. Ci sono altri dipinti sono del genere? Dipinti vuoti come questo in giro per la scuola? Sì, alcuni. Tutto questo posto è in qualche modo un rompicapo. Se riesco a capire il rompicapo che si c'è... Erano dei burloni, costruttori. Capirò anche tutti gli altri. Devo iniziare. Beh, in generale lo sono un po' i maghi, per come ci dimostra la Rowling.
E sei riuscita a saperne di più da quando hai iniziato a studiare il dipinto? Ho scoperto che lanciando l'humus si ottiene un qualche effetto. Ma non so come proseguire. Se ho tempo darò un'occhiata. Potrebbe essere interessante. Sì, molto figo. Mi sono scervellata già abbastanza. Ti auguro di avere decisamente più fortuna di me. Allora. No, non era così l'humus. L'humus. Quel punto potrebbe essere un indizio. Ah. Guardare lì intorno. Sì, ci dà un altro luogo da trovare in cui c'è qualcosa. Mi dice... Non mi dice niente. Nox. Ah no, io non dovevo andare di qua. Dove dovevo andare? Trova il punto raffigurato nel dipinto. No. Non adesso, per favore. Non c'era un modo per... Ah, fantastico. Così posso scegliere la combo. Stupeficium. Ok, tenendo premuto Y, che fa anche uno scudo. Protego essenziale. Revelio. Incantesimo base, perfetto. Qua ci fa vedere un po' di incantesimi. Non è che siano così tanti. Beh, queste sono quelle senza perdono, naturalmente. Vabbè. Andiamo a prendere la nostra bacchetta. Ok, dovrei averlo segnato. C'è una strada che mi consigli di prendere? Però io vedo che è da questa parte, ma... Non so bene come arrivarci. Wow. Ci sono delle ricompense non riscosse disponibili nel menu sfide, perfetto. Come dare torto a Hermione? Anch'io sarei fisso in biblioteca ad avere una biblioteca così bella. Wow. Non dubito del fatto che ci sia qualsiasi cosa. Non ricordo l'ultima volta che Sebastian ha perso un duello. Bello. Adoro tantissimo il fatto che la gente parli di quello che succede. Qualche quadro interessante? Ah, quello sembra il cavaliere... No, ma non è lui. Tracisci. No. Cappello da stregone indaco. Che ridere, a rimanere bloccati qua. Revelio. No, non ci dici niente tu? Strano. Va bene. Portone, un fantasma. Bellissimo. Questo è l'ingresso, ragazzi. Quello da cui poi scendono le statue, naturalmente, nell'ultimo, per difendere i confini della scuola. Ma che piacere vederti qui. Piacere mio, Sebastian. Dai, andiamo, che voglio la mia bacchetta. Il mio nuovo pupillo. Mi è stato riferito che le tue scorte scarseggiano e che devo accompagnarti a Hogsmeade a far compere. È la prima volta che ti avventuri nel villaggio? Sì, non ho mai lasciato il castello dal mio arrivo. Beh, allora farò del mio meglio per essere una guida eccezionale. Voglio dire, siamo arrivati da 32 ore, esagerando. Credo che troverai tutto ciò che ti serve. Allora, no, non neanche, siamo arrivati la sera prima. Voglio dire, neanche da 24. A quanto pare non c'è ancora la cosa del no, Hogsmeade ci vai solamente nel fine settimana, nelle uscite organizzate, serve il permesso. Dilettanti, noi ai miei tempi ci potevamo andare quando volevamo, Hogsmeade. Mica serviva il permesso. Oh, la musica del campo da Quidditch, giustamente. No, è una... con una piccola variazione, molto bella però. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Anch'io. Comunque, grazie. Certo! Sei l'unica persona che mi abbia mai battuto in duello. Per come la vedo io, è meglio tenerti sott'occhio. Vogliamo andare un po' più rapidi? Ci facciamo una corsetta? Parlando della Weasley, pare che abbia un debole per te. E che vuole sapere quello che sappiamo. Mi fa molto piacere.
È sorprendente che si fidi ancora di me, vista la sfilza di punizioni che ho collezionato. No, ragazzi, ma che bello. Il campo da 15. Spesso in punizione, Beh, abbastanza da tenermi occupato. Sembra più piccolo di quello che... Che avrei detto? Oh, scusate, mi sono bloccato qui. Una bella cascata. Wow. Felice di averti aiutato. Madama Scribner, la bibliotecaria, mi stava dando la caccia, come capita spesso. Fantastico. La Weasley è venuta a cercarmi e ha convinto la Scribner che dovevo essere non so dove. Scusate, ma ogni tanto qualche foto la devo pur fare. Ops, scusa. Non volevo, Sebastian, giuro. Perché la bibliotecaria ce l'ha tanto con te? Beh, temo sia un problema di opinioni contrastanti. Lei ritiene che io non sia autorizzato ad accedere al reparto proibito, mentre io, per quanto mio, non concordo. Oh, un attimo solo. Qui è perfetto per raccogliere mosche crisopa. Sono belle da vedere, ma se le cuoci bene, sono un potente ingrediente per pozioni. Ah. E prendiamole. Ma queste piante che chiacchierano? Che meraviglia, ragazzi. Per Merlino, dalla foresta proibita, guarda! Che succede? Guarda con i tuoi occhi. Wow, due ippogrifi. Uno spettacolo che non capita spesso. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ovvio. Probabilmente gli ha anche già dato. A sinistra c'è la foresta proibita. Agli studenti è vietato entrarci. Ah, ecco il motivo del nome. Facciamo un giretto? Pensano sia troppo pericolosa. Per me, dovrebbero avere più fiducia nelle nostre abilità difensive. Ah, puoi scorgere Hogsmeade dietro quelle rovine. Un acquedotto romano? No, 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 è un ponte, è banalmente un ponte. Potrebbe essere quello... Hai avuto modo di esplorare un po' il castello? Aspettate, Però è davvero enorme. Altro che, io ci vivo da 5 anni e sono solo all'inizio. Ci sono tantissimi luoghi da vedere. Wow. Sto riempiendo di foto, ragazzi. Da condividere con me. Forse un giorno. Non posso rivelare i miei segreti a chiunque me li chieda. Tu non mi hai ancora detto dove hai imparato a duellare così bene. Noi non rispondiamo, facciamo finta di non aver sentito. Dicevo, è il punto dove Harry semina funghi salterini, belli. Bello, bellissimo, bellissimo. Il punto in cui Harry semina il drago nel quarto film, non libro. E in realtà nel libro avviene tutto all'interno dell'arena. No, ok, stanno parlando di gobbie, quindi stanno smentendo quello che dicevo. Ho sempre trovato i testrali in testa alle carrozze un po' tetri. Anche se effettivamente in pochi riescono a vederli. Ma io non ci ho fatto caso. Invece li vedi. Purtroppo ho visto morire. Però anche tu ne hai viste parecchie di cose, non è vero? Ma quelli? Ad esempio l'attacco del drago. Ti auguro che il resto dell'anno sia più noioso. Pietra di luna, figo. Beh, io mi auguro che il resto dell'anno non sia più noioso. Scusa Sebastian, un secondo. Cos'è sto simbolino? Revelio. Non vedo niente. Ah, sono forse quegli animaletti. No, Sebastian. Scusa, non volevo. Ok, siamo dentro la missione, quindi non posso farmi il fatti miei. È il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere, meglio tornare indietro, signor Sallow. Girate i tacchi e... scappate. Va tutto bene, signore? Che succede? Mi ha guardato dritto in faccia, con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando? Infatti. Un demi... Guys... Brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro.
Buona fortuna a voi. Un demiguise? Non dice niente. Non so cosa ci mette nel succo di zucca, ma è evidente che ne ha bevuto troppo. Non ho mai visto il signor Moon in quello stato. Il signor Moon è un personaggio. Mia sorella Anne lo stima molto, ma io penso che come custode potrebbe fare di meglio. Anche tua sorella è una serpe verde. Esatto, o meglio, lo era. Ora non sta bene, ma migliorerà presto e tornerà a Hogwarts. Scusate, ragazzi, ma per l'appunto sto riempiendo di foto non sapendo mai quando... quale potrebbe essere la copertina. Ma vi dirò, in realtà anche questo, finalmente fuori dalle mura. Di sicuro questo sarà il titolo del terzo episodio. Wow. Che meraviglia. Se si potesse catturare la magia di questo luogo. Non so se sia per le botteghe o per la gente, ma c'è qualcosa di speciale qui a Hogsmeade. Ne siamo attratti tutti, come falene verso la luce. Dai, è bellissima, è bellissima. Bene, come pensavi di procedere? La Weasley mi ha detto che hai una lista di cose da comprare, una bacchetta e così via. Sì, semi di dittamo, delle magiformule e qualche ricetta di pozioni. Perfetto, voglio vedere cosa farai con la nuova bacchetta. E una lista ti permette di avere tempo per curiosare qua e là nel villaggio. Io devo solo fare un salto veloce in un negozio per prendere una cosa per mia sorella. Troviamoci in piazza quando hai finito. Va bene, Sebastian, prima cosa, ragazzi, andiamo a prenderci la bacchetta. E Hogsmeade, diverti. O il resto e la bacchetta nel prossimo episodio. Il villaggio di Hogsmeade è ricco di varie attrattive, botteghe e altri luoghi di interesse che puoi esplorare grazie alla mappa della guida pratica. Oh, e vediamo sta mappa. Ah, c'è proprio la mappa del villaggio. Posso dezoomare? No, comunque c'è tantissima roba effettivamente. Tomi e pergamene, fiamme della metropolvere, Ollivander, testa di porco, pozioni J. Pippin, emporio del ricciolo di Madama... di Madama? Snelling, ok. Abbigliamento per maghi, piazza... Staplin figli, Mielandia, fantastico, Fiera delle Fiere, il vecchio stolto. Figo, figo. Dobbiamo andare a Tommy Pergamene, Ollivander, pozioni di J. Pippin e la rapa magica. Ok. Vediamo di sceglierne uno. Andiamo prima magari a prendere i Tommy? Ma sì, facciamo così. Sono qua sotto in fondo, quindi. E vediamo un attimo cosa abbiamo sbloccato. Inventario. Ah, ok, ci fa vedere le nuove cosine che abbiamo preso. Perfetto. Abbiamo un nuovo equipaggiamento. Nello specifico, un nuovo cappello, penso. Cappello da stregone indaco. Eccezionale, aumenta la difesa. Però non mi piace, non mi piace. Siamo più sbarazzini così. Mi piace il termine a questo giro. Missioni, sfide, collezioni. Vabbè, qua non starò ogni volta a guardare quello che troviamo. Ok, qua ci sono 16 ingredienti da sbloccare, ne abbiamo 3. Queste sono le pagine Revelio. Quadro di Ilius. La mappa, ok. E cos'altro abbiamo? Vabbè, le sfide. È vero, abbiamo sbloccato forse degli oggetti. Sciarpa dello studente provetto. Quasi quasi questa. Ah no, uno di due. Ah, ma mi dice anche solo se le abbiamo iniziate le sfide. Ti dirò, preferirei saperlo una volta che possiamo prendere la ricompensa. Nuovi guanti. Copricapo dei paramenti. È la prossima, va bene, va bene, va bene. Lasciamo stare per un attimo le missioni. E andiamo ai Tommy. Tum tum tum. Ah, nei commenti fatemi sapere ecco se... una mente curiosa. Wow. Curiosissima, te lo assicuro. Fatemi sapere, ragazzi, se vi dà fastidio che ogni tanto mi fermo a fare screenshot. Perché nel caso così fosse, posso anche farli poi mentre monto il video. Vabbè. Devo mettermi a piangere adesso per la meraviglia o
posso farlo a rate. Pagina, pagina. Venki. Revelio. Aha. Guarda quanti bei bauli là dietro. E qua cosa abbiamo? Soldi. Ok. Vabbè, vediamo cosa dobbiamo prendere qua sotto. C'è qualcos'altro di interessante? A parte la roba che si muove, perché è tutto magico. Direi di no. Signor Thomas Brown, mi dica. Scusi, sono qui per le magiformule. Ah, le magiformule, è vero. Professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Infatti. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro. La creazione di qualcosa dal nulla. Ma mica è una violazione tipo alla legge di Gunther? Semplice. Ma per fortuna, o comunque è difficile. Aiuto, ci sono le mie magiformule. Si chiamava Gunther? No, non era Gunther. E lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ok. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. L'hanno aggiunto come escamotage, perché Hermione dice per l'appunto che non è possibile fare questa cosa. C'è una legge magica che è una legge banalmente per il semplice fatto che non si può evocare dal nulla, si può solo modificare. Questo qua l'hanno aggiunto probabilmente per quando riusciremo a entrare nella stanza delle necessità e vorremmo metterci degli oggetti. Ah, possiamo vendere gli oggetti che non usiamo. Aha. Questi qua sono quelli che non stiamo utilizzando, giusto? Li fa vendere? Ok, sì. Magiformula per banco da giardinaggio con vaso piccolo. Magiformula per tavolo alchemico piccolo. Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Mangiatoie, giochi per animali, postazione da taglio, composteria per sterco, giardinaggio con due vasi grandi, con vaso grande, raffinatore di sostanze, pintola saltellante, banco da giardinaggio vaso medio, due vasi medi, tre vasi medi, uno piccolo, tavolo alchemico angolare, tavolo alchemico medio. Figo, figo. Decisamente intrigante. Beh, signore, è stato un piacere. Ok, direi che per questo episodio ci possiamo anche fermare. Naturalmente, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati fin qua e vi invito a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere questa campagna. Vi invito a commentare, più che con consigli e suggerimenti, con opinioni. Cosa avete trovato di interessante? C'è qualcosa che avete notato che magari io non ho visto, avreste voluto che mi ci fossi soffermato? Qualsiasi cosa, mi raccomando. Naturalmente, come sempre, anche un velato invito a supportare il canale abbonandovi adesso. Scegliete tra i vari livelli di abbonamento disponibili. Se ne trovate uno non troppo esoso e i cui benefici sono di vostro gradimento, fate l'abbonamento. In caso contrario, ragazzi, come sempre, nessun problema. Ci vediamo comunque nel prossimo episodio. Io vi saluto, a presto.